Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Professoressa Giuseppina Pisani Sartorio, siamo qui nello stand, nella densa struttura costruita appositamente per la manifestazione Gutenberg 11. Come si lega lo slow food nell'epoca moderna con l'hobby della lettura, che più che un hobby magari è qualcosa in più forse per noi giovani di oggi? Ma io sono convinta che, prima di tutto sono convinta che la cucina di oggi affonda le sue radici nel passato, ma non nel passato del Medioevo come normalmente si pensa, ma addirittura in quello romano, perché è in epoca romana che in Italia si è diffusa un modo di cucinare abbastanza uniforme, nord, sud, centro, si unificano sotto i romani. E nelle cucine, soprattutto in quelle cucine semplici, quelle delle nostre nonne, sono rimaste invariate certe forme di cucina che ancora noi ritroviamo tranquillamente nei piatti tradizionali regionali. Si parla di cucina nel suo libro Ars Culinaria, un libro importante, l'ho già anticipato naturalmente nel tema della cucina, però i giovani come possono avvicinarsi alla cucina tramite il libro? Teniamo naturalmente presente i temi di questa manifestazione del Gutenberg, che è quello di amore e libertà, due temi importanti. L'amore per la cucina, l'amore per il passato, per quello che nella cucina si elabora, perché chi cucina deve sapere che è un atto che è sempre stato fatto e di conseguenza c'è una tradizione che lega il passato con il presente e poi anche con il futuro. E se anche Hartley diceva che il passato è una terra straniera, però questa terra straniera non la possiamo esplorare attraverso lo studio, attraverso la ricerca, e possiamo riconoscere nel presente il nostro passato, lo diceva Nadine Gordimer. Abate ha parlato di passato, di presente, di legami.